Uno sciatore scende lungo un pendio di 30 gradi rispetto all'orizzontale ad una velocità costante pari a 15 metri al secondo. La sua massa totale è di 80 kg. Trascurando la resistenza dell'aria, calcolare il lavoro compiuto dalle forze di attrito in un secondo. Testo molto molto vecchio, 11 marzo 1970 addirittura, no? Prima addirittura della famosa partita Italia-Germania nel 70, no? All'Azteca, quindi no, un testo, io non esistevo nemmeno, quindi figuratevi un po' a che punti siamo. Allora io direi di farmi la figura, proviamo, facilissimo, ma stiamo ragazzi iniziando ad assaggiare i concetti di lavoro, energia cinetica, potenza, energia potenziale e andremo avanti. Dunque abbiamo un sciatore che pesa come peso io, 80 kg, io peso tra i 78 e gli 81 kg a volte, no? Metto qualche chiletto, comunque. Abbiamo il nostro, ecco qua, questo è il nostro sciatore che scende, no? Lungo questo pendio, nuovamente inclinato in angolo alfa di 30 gradi rispetto all'orizzontale. Non ci forniscono né la... Dunque, cosa succede? Vediamo un attimo, sciatore scende all'orizzontale con una velocità costante. Se la velocità è costante, il moto dello sciatore è un moto uniforme. Se V è costante, significa che l'accelerazione è nulla, quindi moto... un moto uniforme lungo questo pendio, la massa è 80 kg, abbiamo detto, vogliono il lavoro compiuto dalla forza. Dunque, la forza dell'attrito è questa qua, si oppone quella qua con D, qua, ecco qua, V scende. Attenzione che c'è la P uguale M per G, forza peso. A noi interessa la componente lungo l'asse, se questo è un, se questo lo chiamiamo, non so, asse normale, asse tangenziale, lungo l'asse tangenziale, che, ve lo ricordo, sarà, allora, ovviamente, lo sappiamo, pi sen alfa, no? Perché se questa è pi, abbiamo che, andiamo di farle così, questa sarà pi cos alfa e questa è pi sen alfa. Questa poi è la mia R con N, va bene? Ah, intanto applicando il secondo principio della dinamica a questo sciatore di massa, eccolo qua, 80 kg, possiamo dire che in generale la forza peso più la reazione normale più la forza dell'aerodinamico è pari a zero. Beh, ci dicono che il moto è uniforme, la velocità è costante. Proiettiamo lungo gli assi, ma questo discorso lo facciamo sempre, sempre comunque. Vogliono, ripeto, il lavoro compiuto. Il lavoro compiuto dalla forza dell'attrito dinamico, chiaramente. Allora, lungo n abbiamo che R con n meno mg cos alfa è 0, no? Lungo t abbiamo che mg sen alfa, componente lungo l'asse tangenziale del peso, meno a con d è 0. Non m per a, ragazzi, non m per a tangenziale, 0 perché il moto è uniforme. Cioè vuol dire che A con D, ve lo ricordo, è il prodotto del coefficiente di attrito dinamico, o mi con D, per Rn. Quindi in questo caso sarà mi con D per mg cos alfa. Ma non ci chiedono questo, che uno dice, ma non mi danno né il coefficiente, non importa. Allora, in generale, abbiamo quindi che mg sen alfa, cioè la componente lungo l'asse del modulo, con l'asse tangenziale della forza peso, eguaglia in modulo ovviamente la forza di attrito dinamico. Allora, va detto questo. Chi è però il lavoro compiuto dalla forza di attrito radente? Dunque, ricordiamocelo un attimo, lo conosciamo già. Dunque, la forza di attrito è una forza non conservativa, una forza dissipativa, ma questo non ci interessa ai fini della risoluzione di questo problema, però va detto. E il lavoro per definizione è il prodotto scalare, il lavoro elementare, quindi il DL, no? Sarà il prodotto scalare tra la forza F, quindi l'attrito dinamico in questo caso, e lo spostamento, no? DS. Quindi da un punto di vista puramente, ovviamente integrando, ovviamente facendo il lavoro elementare, il lavoro è la somma dei vari tratti infinitesimi, L chi sarà? Il prodotto scalare, oh, attenzione, sarà la definizione del prodotto scalare, sarà modulo della forza d'attrito per il modulo spostamento, che in questo caso è S, S è proprio no? La lunghezza di questo piano, L, chiamatelo come volete, per il coseno però di pi greco, c'è cioè un angolo piatto compreso tra la forza d'attrito e lo spostamento elementare, ma il coseno di pi è meno 1, quindi questo è un meno
a Condì per S. Ma S non ce l'abbiamo. Però abbiamo la velocità. Beh, se il moto è un moto uniforme, vi ricordo che per definizione chi è S? S è V con 0 delta T. Quindi abbiamo che in generale il lavoro compiuto dalla forza idrolante è un meno A con D V con 0 delta T. Ma A con D che cos'è per il secondo principio della dinamica? È mg sen alfa, e quindi meno mg sen alfa V0 delta T. A questo punto è fatto, perché quindi sarà questo. Cosa facilissima, ma attenzione però, perché ovviamente uno qua, no? Potrebbe, quindi il lavoro compiuto dalla forza di attrito dinamico, attrito alla lente, chi è? È meno, ed è ovviamente negativo, attrito si oppone al moto, lo sappiamo per definizione, mg, meno mg sen alfa, v0 delta t. No? E quindi, si sono di facili ragazzi, andiamo a calcolarlo. Ah, valore negativo, dunque allora, abbiamo che possiamo fare 80 per 9, 80 kg per 9,8 m sul secondo quadro, seno di alfa viene per 0,5, seno di 30 gradi, per 15 viene, vediamo un po' se è così, a me viene un meno 5.880, qua viene un meno 5,9, vabbè, andiamo a mettere meno, a me viene un meno, e il lavoro ovviamente è negativo, 5.880, joule, attenzione che potremmo approssimarlo in meno 5,9 kJ, ma ad ogni modo va benissimo anche quel primo tipo di risultato che ho scritto io. Ecco qua.